Germania medaglia d'oro, Serbia medaglia d'argento, Canada medaglia di bronzo, Team USA a secco, una medaglia sui denti che si prendono gli americani ai loro. Italia con un ottavo posto da 6 più. Torna Prada Attack, torna con un bilancio del mondiale appena concluso, prospettiva ovviamente, focus sui giocatori NBA. Italiani, soprattutto stranieri, e poi dalla prossima settimana si tornerà a parlare di stagione NBA. Ci siamo quasi. Questo Lillard, dobbiamo ancora piazzarlo. Ci stanno lavorando con Prada Attack. Allora, anzitutto partiamo da Team USA. Perché insomma, sul canale di Big 3 si parla di basket NBA e ovviamente avevamo 12 protagonisti che giocano in NBA. Io ho fatto le pagelle oggi ho scritto le pagelle oggi per Gazzetta dello Sport, per Gazzetta.it, un pezzo premium per cui solo chi è abbonato lo può leggere. Allora, sicuramente è stato partiamo dalla base. È stato un fallimento clamoroso perché Team USA ha perso 3 partite contro la Lituania. Contro la Germania, poi campione, e contro il Canada, era perso 3 partite, concedendo in tutte almeno 110 punti. Quindi la nazionale americana senza difesa come prestazioni e come valutazione dei risultati complessivi. Ovviamente, Team USA partiva per vincere l'oro, quantomeno obiettivo minimo sarebbe stato vincere una medaglia, rimanere con quella di legno. È una beffa e ovviamente un fallimento. L'ultimo mondiale Team USA l'aveva chiuso ancora peggio al settimo posto con Greg Popovich e non Steve Kerr in panchina, o meglio, Popovich da capo allenatore allora e Kerr assistente, adesso Kerr era capo allenatore e Spoelstra il primo assistente, però allora aveva perso 2 partite con la Francia e con la Serbia, stavolta ne ha perse addirittura 3, quindi ha fatto persino peggio. Per chi avesse pronta l'obiezione, ma non c'erano i migliori, ma non c'erano neanche i secondi migliori, no. Obiezione non accolta a vostro onore, perché banalmente, se conteggiate dall'1 al 12, cioè la rosa, l'organico con cui Team USA si è presentato in Asia per il mondiale, era la squadra migliore nettamente per somma di talenti individuali. Poi il mondiale ribadisce quello che dico sempre, cioè che le squadre sono più dei talenti individuali, che non è la somma del talento. Uno più uno non fa sempre due nello sport. In questo caso, uno più 11, non assommi 12 talenti che poi vanno in rotazione, ma conta una coesione di squadra, conta la chimica, conta il giocare l'uno per l'altro e per un obiettivo comune, l'attaccamento, in questo caso alla maglia, che va oltre poi il talento individuale. Se vogliamo parlare più nel dettaglio di promossi e bocciati, al di là di quello che ho detto per Gazzetta, vi posso accennare per sommi capi. Allora, io salvo solo 3 giocatori americani, che sono Edwards, che con tutti i limiti di letture, cioè non è una mansarda totalmente disabitata, come ho spiegato 10.000 volte, ma è un talento smodato. Ha ribadito una capacità di segnare straordinaria, mostrato quell'atletismo favoloso a livello internazionale. Comunque, pur con percentuali non particolarmente efficienti, però è stato un realizzatore consistente ogni sera per le 7 partite giocate da Team USA. Salvo Reeves, che ha ribadito di essere un giocatore di ruolo eccellente, fondamentalmente è stato un sesto uomo, con un minutaggio oltre 21 minuti, praticamente ha giocato quasi a titolare aggiunto fondamentalmente. Non sarà mai un grande difensore perché comunque ci sono dei limiti fisici, ma in attacco ha ribadito di essere un giocatore molto completo e soprattutto di avere la personalità e il gioco per stare in campo a questo livello internazionale. E poi salvo Bridges, che al di là delle buffonate che ha fatto contro l'Italia, è vergognoso, e questo è un altro aspetto che voglio sottolineare di Team USA, mi ha fatto un po' ridere che facessero i fenomeni sul più 40 con l'Italia, è stato abbastanza pietoso, primo perché non è il campetto, non è il playground, non sei nel quartiere, non sei nel ghetto, gli avversari che hai di fronte rappresentano una nazione, una comunità, ci vorrebbe rispetto, in questo caso Kerr dovrebbe
sarebbe dovuto essere primo a spiegare queste cose o a capire queste cose e poi spiegarle di conseguenza ai suoi. Mi fa altrettanto ridere che, insomma, in maniera altrettanto penosa, che post sconfitta con il Canada fossero grandi sorrisi, ecco, sul fronte americano. Comunque, cioè, sei partito per vincere loro, è chiaro che non è questione di vita o di morte, per carità del cielo, è sport, ma è il tuo lavoro, e in questo caso con questa maglia rappresenti anche la tua nazione, insomma, figura di merda l'hai fatta, almeno salvare la forma di dire, insomma, ci dispiace, poteva andare meglio, si poteva provare a fare meglio, si doveva provare a fare meglio. Assumersi le responsabilità è un modo per crescere in tutte le cose, a maggior ragione per una squadra giovane che, insomma, si è schiantata contro la dimensione internazionale, contro un gioco profondamente diverso a livello di regole. Siamo alle solite, gli americani vivono di procedure, di protocolli, nella loro comfort zone eccellono in maniera straordinaria, ma nel momento in cui sono costretti a giocare insieme senza quelle gerarchie a cui sono abituati, primo violino, secondo violino, terzo violino, giocatore di ruolo, specialista difensivo, specialista offensivo, qua bisognava giocare insieme con dei giocatori nuovi, fanno proprio fatica, perché proprio sono incasellati, hanno queste difficoltà. Ecco, però un minimo di amor proprio a quel punto di vista si poteva fare meglio. Ecco, Bridges ha fatto ste robe assurde con l'Italia, il circo Orfei, però difensivamente quantomeno è stato il migliore dei suoi, e in attacco, insomma, il contributo a livello di efficienza, di percentuali lo ha portato. Per il resto c'è pochissimo da salvare. I più colpevoli, secondo me, Ingram e Jackson, che sono stati vergognosi tutti e due, indecenti. Ovviamente Cam Johnson neanche lo cito, perché c'è uno che si presenta, che scelgono come tiratore, che poi tira con meno del 30%, cioè col 30%, quelli lì. Chiaramente è stato un errore di valutazione di chi l'ha portato lì. Però i Brandon Ingram e Jaren Jackson sono giocatori di livello che, quando parliamo di NBA, parliamo di giocatori franchigia da massimo salariale. Poi chiaramente in quella franchigia, da una parte Williamson e dall'altra Morant, sono i giocatori di riferimento, ma quantomeno sono il secondo miglior giocatore di una franchigia da massimo salariale. Insomma, era lecito attendersi di più. Jackson è il difensore dell'anno in carica, NBA non ha preso neanche 3 rimbalzi a partita, una delusione totale, una macchina da falli, totalmente incapace di giocare a pallacanestro in un contesto che fosse quello con gli argini delle regole statunitensi. Cioè, questo dimostra che siamo lontanissimi da una maturità agonistica anche solo accettabile. Ingram fermava un po' la palla, quando non c'hai più sesso in mano si impigrisce. Kerr l'ha messo per castigo in panchina e ha fatto giocare questi quintetti piccoli che non hanno funzionato mai, al di là dei meriti di Hart che il solo ha fatto, e si è imbronciato. È chiaro che è andato in lunetta, ha tirato 2 liberi in tutto il torneo. Cioè, bisogna essere più aggressivi di così, cioè è il minimo, cioè siamo nemmeno al minimo sindacale. Ha tirato male a 3, insomma, sicuramente un concorso di corsi. Colpa tra lui e chi non l'ha saputo sfruttare bene. Una postilla su Banchero, perché comunque, cioè, è necessaria, visto quello che ha preceduto questo mondiale, insomma, il tira e molla tra Italia e Team USA, è stato forse il punto debole assoluto degli Stati Uniti, nel senso che gli Stati Uniti sono andati sotto soprattutto perché non erano capaci di difendere il canestro, quindi non avevano, veramente hanno difeso poco e male, soprattutto rispetto alle aspettative, avendo un vantaggio atletico clamoroso, dovevamo aspettarci molto di più. Hanno difeso poco e male in un contesto in cui, appunto, Jackson ha faticato da matti, soprattutto al rimbalzo. Ecco, Banchero è stato fatto giocare da 5, non è un 5 in questo momento, non è pronto perché è stato messo sotto fisicamente dai lunghi avversari, che sono più, magari meno atletici, ma sicuramente più fisici ancora di lui in questo momento della sua carriera. Si è trovato a essere il giocatore sbagliato, il lungo sbagliato, al posto sbagliato, oltre anche i suoi demeriti, perché poi, no, onestamente, non ha fatto niente di entusiasmante, e io l'ho detto 1000 volte che avrebbe spostato zero a livello internazionale, ma non ha neanche fatto chissà quali disastri. È chiaro che sarebbero stati molto più utili Portis e Kessler per il tipo di giocatori che sono rispetto a lui, perché Team USA aveva altri bisogni rispetto alle sue caratteristiche. Cioè, di un altro giocatore con punti alle mani fregava anche zero, serviva altro. E questo altro, difensivamente, banalmente, blocchi, taglia fuori, difesa, rimbalzi, sportellate, non è ancora il suo forte, ecco.
Stati Uniti abbiamo parlato, prendiamo un po' della Germania e della Serbia che sono arrivate, delle medagliate, mettiamoci dentro velocemente anche il Canada e poi chiudiamo con una postilla con l'Italia per non farla troppo lunga, il primo video post vacanze di tutti. La Germania ovviamente comincio a partire, insomma, devo partire dai giocatori NBA tedeschi. Ho parlato con Nowitzki su Zoom pre Hall of Fame per, insomma, lui, Parker, Gasol, c'erano per tutte le festivities, come dicono americane. Avevo avuto la fortuna e l'occasione di parlare con Dirk, e mi diceva, cioè, pre-mondiale, che la Germania puntava al podio, ecco, i tedeschi, cioè, eravamo, noi l'avevamo sottovalutati, loro erano convinti di potersela giocare, quantomeno. Sicuramente è una squadra che il meglio lo dà a livello collettivo, perché, ripeto, non è che quei 12, se li metti a paragone con i 12 americani, siano più talentuosi. È anche un gruppo più collaudato. È vero che c'era Klibar come assenza, ma è anche altrettanto vero che comunque per il resto tanti di questi giocatori hanno giocato assieme per un po'. C'è da dire che qualcuno è andato oltre i propri limiti. Ecco, Theis ha dominato gli americani in NBA, fa la riserva della riserva, questa è la verità, un trombato dai Boston Celtics serenamente, e non è che a Indiana siano entusiasti di averlo. Schroeder è stato eletto miglior giocatore del torneo, Schroeder è questo, cioè sono partite in cui intanto non ha paura di niente, sono partite in cui fa la differenza, perché poi il talento atletico soprattutto sul primo passo ce l'ha, e quando va il ritmo il giocatore, insomma, magari diventa anche un tiratore di striscia che, serata magica, comincia a far canestro anche da fuori, allora diventa dura fermarlo. Però è anche il giocatore che poi, insomma, nei quarti con la Lettonia non ha mai fatto canestro. Cioè, è un giocatore molto incostante, che però, semifinale e finale, le ha giocate bene. E quando gioca bene, comunque, per la Germania in quel contesto fa la differenza. C'erano i Wagner, Franz Wagner è chiaramente il talento migliore che ha in questo momento la Germania, in crescita, e ha confermato di essere un giocatore importante a livello internazionale. Gli Orlando Magic, da quel punto di vista, insomma, si possono fregare le mani. Ecco, è un giocatore che è ottimo oggi e sarà ancora più buono domani. E poi comunque c'è una squadra che ha giocato benissimo, ecco, anche proprio a livello corale, perché poi, se no, si torna ai soliti discorsi, ma secondo me è anche giusto dirlo. Cioè, a volte, cioè, conta tantissimo non solo quanto salti, non solo come salti, ma conta tantissimo se sai giocare a pallacanestro. E quindi parliamo di skills, parliamo di saper giocare sotto pressione, che è diverso da saper giocare quando le partite contano meno, fare gli highlights, conta quando li metti i canestri più ancora di quanti ne metti, conta saper giocare in un contesto di squadra, saper valorizzare compagni di squadra, sapersi mettere a disposizione compagni di squadra, quello fa tutta la differenza del mondo, ecco. Questo va detto, perché per esempio un giocatore come, insomma, che l'NBA non ha neanche assaggiata, come Andreas Obst, è chiaro che poi è stato il giocatore decisivo contro gli Stati Uniti, ha mandato per le terre Haliburton con la tripla decisiva, dopo aveva già battuto pochi minuti prima con un'altra tripla determinante nella volata tra Germania e Team USA. Haliburton, se ne facciamo un discorso atletico, se lo mangia vivo, e invece 27enne del Bayern Monaco ha avuto chiaramente l'ultima parola. E questo è un giocatore bianco che salta la Gazzetta dello Sport, eppure ha fatto la differenza, tutta la differenza del mondo. Secondo posto per la Serbia, finalmente una consacrazione per Bogdan Bogdanovic, che secondo me in NBA non ha mai avuto, sono sincero, la vetrina o anche l'opportunità di dimostrare quanto valga per davvero, ecco, al suo meglio. È sempre stato dato un ruolo defilato, se vogliamo, e credo che meriterebbe anche con gli Atlanta Hawks e anche prima, insomma, qualcosa di più. Magari questa vetrina ha aperto gli occhi a Quinn Snyder, che è uno che sa allenare, adesso legittima con certe prestazioni, può anche eventualmente dargli un ruolo differente o comunque importante. È chiaro che se gioca accanto a Young la vedo dura che tu possa prenderti chissà quali tiri, perché se le prende tutti lui, però l'NBA è questa, e tutto da dimostrare che Young spostasse a livello internazionale quanto Bogdanovic, secondo me meno. La Serbia ha dimostrato senza Jokic e Mišić di essere comunque una grande squadra, e Nikola Jovic è un bel talentino che Miami Heat possono utilizzare o per scambiarlo per arrivare a Lillard, oppure
ovviamente per svilupparlo e poi diventare, possono trovarsi un piccolo campioncino in casa, insomma i margini di crescita mi paiono enormi. Canada, il Canada, insomma, Canada qua, non siamo solo a Steve Nash, ricordi di quello che non è stato nel passato, questo è un bronzo che può essere un primo passo verso in un percorso vincente che può portare medaglie anche di colore più prezioso. Il Canada rischia, tra virgolette, di essere tra le favorite per Parigi 2024, per le Olimpiadi tra un anno, perché è un gruppo giovanissimo, perché ovviamente Gilgeous Alexander ha ribadito di essere fenomenale, perché Brooks ha dimostrato di essere non solo un cagnaccio, ma di avere anche i punti nelle mani se gli viene data l'opportunità, e perché mancavano Wiggins e Murray. E quella è una squadra che può fare assolutamente bene, anche dei veterani belli cattivi alla Olinic, che una mano la danno a questi tanti ragazzi di talento che stanno crescendo, e il Canada è appunto un movimento da tenere d'occhio. Parlando dell'Italia, dico 6 più come voto perché è il miglior risultato mondiale, l'ottavo posto negli ultimi 25 anni, e i risultati contano, appunto, perché di quello si parla, e sono fatti, e invece le opinioni sono buone per il bar. Non mi butto qui nella cosa pozzecco o non pozzecco, saluto Gigi Datome, che comunque in NBA ci ha giocato e ha scelto il Fenerbahce, l'Euroleague, e poi il ritorno in Italia per giocare da protagonista piuttosto che essere comprimario in rotazione, quando avrebbe comunque potuto continuare in quel ruolo la sua avventura NBA. Sono valutazioni, Gigione c'ha una testa indipendente, ha fatto le sue valutazioni e si è preso le sue soddisfazioni in Turchia e in Italia. L'altra cosa, Fontecchio ha fatto una grande, che è il nostro giocatore NBA insieme a Gallinari in questo momento, e il Gallo mancava e giocherà per Washington, per i Wizards, e non tornerà in Europa come qualcuno pensava per la prossima stagione. Fontecchio ha fatto benissimo contro la Serbia, ha vissuto una partita magica, è una cosa importante perché è stata la nostra miglior partita, è stata quella che vale il più rispetto al 6 di voto, perché poi comunque abbiamo chiuso con parecchie sconfitte, perché sono diventate 4 sconfitte complessive. Quelli bravi giocano al meglio le partite e contano di più, è chiaro che è mancata un po' di continuità, e soprattutto insomma all'Italia è mancato un po' di talento, questo è poco ma sicuro. A presto, comprate a tanti.